Ciao, buongiorno, eccomi di ritorno un'altra volta, bentornati, benvenuti. Eh sì, oggi il mare è una tavola, come si dice a Nettuno, oggi il mare è una tavola e una favola, ma io sono qui per continuare il discorso dell'attività intelligente. Dice sì, madonna, ma allora insisti proprio? Sì che insisto perché non posso più vedere quello che succede in giro, non ce la faccio perché non vedo le attività che stanno in balia di quello che sta succedendo, no? E si devono dare da fare, devono far diventare queste attività, devi far diventare la tua attività, se hai un'attività tradizionale la devi far diventare intelligente, sì, devi fare in modo di conquistare il tuo mercato di riferimento, di diventare protagonista. Non puoi stare lì ad aspettare che arrivino i clienti, non puoi stare lì ad aspettare che qualcosa succeda, che qualcuno faccia qualcosa per te. Non lo puoi fare, non te lo puoi permettere. Devi agire, devi fare qualcosa di deciso per far sì che tu possa diventare un punto di riferimento. Devi sceglierti una nicchia di mercato, devi scegliere i giusti clienti, devi scegliere i giusti prodotti, devi selezionare, se ci riesci devi creare dei prodotti, se ti è possibile, o se no cerchi e selezioni prodotti intelligenti che ti possano permettere di avere utili margini molto molto interessanti, altrimenti lascia stare, chiudi questo negozio e vai a cercarti lavoro. Il lavoro non esiste, lo so, dobbiamo crearcelo. Però oggi non si può più creare un lavoro come negli anni 70-80, dove i nostri genitori con una frutteria, con una latteria, con qualsiasi cosa semplice costruivano, realizzavano anche palazzi. Non è più possibile, non siamo più in quell'epoca e tutto è cambiato. E quindi bisogna far diventare le nostre attività attività intelligenti, no? Attività intelligente come la intendo io, quella che guadagna il doppio, quella che abbatte i costi fissi e quella che vende giusti prodotti. È quella che ha un capo evoluto e flessibile, è quella che ha, la lista è lunga, che è rinnovata e innovata nella tecnologia, è quella che seleziona bene i suoi clienti. Sì, se hai dei clienti li devi selezionare, non tenerli tutti, cambiali, cioè, ossia selezionali e fai in modo che quelli che non ti danno quello che tu desideri se ne vadano su altri lidi. Cura bene i clienti che ti fanno guadagnare, i clienti che si fidano e si affidano a te totalmente, e servili nel miglior modo possibile. E poi la tua attività deve essere presente online. Non è più concepibile vedere attività che non sono presenti online. Sì, non basta avere la pagina Facebook, ho capito, dice sì, ho la pagina Facebook, non basta avere la pagina Facebook. E va bene, è un passaggio, ma devi avere anche un sito, ma un sito non di quelli tradizionali dove io arrivo e ti guardo, ah che bello, come un catalogo, e questo sito poi non converte, non fa agire le persone. Ci vuole un sito intelligente che permette alle persone che arrivano sul tuo sito di fare un'azione, di incontrare qualcuno, anche se in maniera automatica, che gli possa dare subito delle spiegazioni, delle illustrazioni e gli faccia fare subito un'azione per restare in contatto con te. Sì, così è semplice, tu mi dirai. E certo, c'è un lavoro da fare e chiaramente questo, se vuoi, lo puoi approfondire con me. Lo puoi approfondire con me perché ti posso aiutare. Aiutami. Sfrutta me, sfrutta gli altri, sfrutta chi ne sa più di me. Sfrutta tutto quello che ti è possibile. Oggi bisogna accedere ad un aiuto. Non puoi più fare da solo. Non hai la possibilità di fare da solo perché il tempo corre e oggi non hai la possibilità di fare la gavetta, di perdere tanto tempo. La tua attività, nel tempo che tu perderai, potrebbe morire, e tu questo non glielo devi permettere, perché la tua attività è come tuo figlio, il tuo primo figlio, e devi fare sì che lei, che essa, resti in vita prima di tutti. E quindi devi essere presente online. Questa è un'altra delle caratteristiche, semplici chiaramente, delle caratteristiche di un'attività tradizionale, intelligente e vincente, come io voglio che tu possa far diventare la tua. Ciao, ci vediamo il prossimo giorno. Ciao ciao.